ringrazio per essere intervenuti, il pubblico di Luzzi non delude mai, anche con il freddo intenso, con gli impegni, però sono sempre presenti, sono molto contenta di questa partecipazione. Volevo ringraziare il dirigente Garofalo, come sempre molto affettuoso nei confronti, che mi invita il presidente della Provo di Luzzi, e tutti i relatori che sono intervenuti, l'amministrazione comunale, sempre molto attenta e sensibile a queste tematiche, che sono tematiche veramente notevoli. Il dirigente Garofalo insieme ai suoi collaboratori ovviamente individua ogni volta dei temi molto accattivanti, diciamo, che possono interessare e che restano una grande curiosità negli altri, perché si tratta di cose interessanti che però nello stesso tempo ci portano a fare delle riflessioni che possiamo trasportare anche nel nostro vissuto quotidiano. Questa sera presentiamo il libro di un personaggio che io conoscevo, diciamo, di fama. È stato molto importante fare una lettura di stanotte praticamente, perché mi trovo a sostituire l'amico Claudio Cortese che per motivi personali non può essere presente, ma che lascia i suoi saluti. Ci troviamo con l'onorevole Franco Aratta, giornalista, scrittore e politico. Poco prima, quando ci siamo conosciuti, mi ha detto: io in effetti nasco come giornalista, fondatore di diverse testate giornalistiche, soprattutto nel suo paese di San Giovanni Minchione, ha collaborato con la Gazzetta del Sud, con il Quotidiano della Calabria ed è arrivato a fare circa 3.000 articoli di giornale. Ho letto che è stato anche direttore di TV locali, Sila TV credo si chiama, quella di San Giovanni Minchione, e anche di Video Calabria, dove ha curato delle trasmissioni riguardano anche la natura, anche perché è membro del consiglio di Ismea che riguarda proprio l'agricoltura italiana. Sensibile alle varie problematiche, perché si è occupato non solo di natura ovviamente, ma di temi molto forti quali la criminalità, non solo italiana, ma anche estera, il caporalato, i problemi dello sfruttamento minorile, dell'usura, temi importanti. Anche perché è stato membro della commissione bicamerale antimafia, quindi questa dice lunga, anche su un personaggio politico che è stato segretario provinciale di Cosenza, deputato della Repubblica con Prodi, assessore provinciale, e si è distinto anche in Parlamento per l'originalità, diciamo, delle proposte di legge che ha fatto, quindi un personaggio che non è andato sicuramente all'ombra. Sempre preso molto molto in considerazione. Arriviamo quindi al libro che è solamente il nuovo, a me non piace dire l'ultimo, il nuovo lavoro di una serie di edizioni che arrivano quasi a 20 libri. Il libro già il titolo lo dice squisitamente calabrese, Banda del Libro, quindi siate orgogliosi. Orgogliosi di cosa? Di chi è riuscito, diciamo, a emergere, ad affermarsi, non solo nel campo che lo riguardava, magari laureati in lettere oppure in medico, ma anche in campi su cui magari ha trovato delle inclinazioni. E sono una serie di 20 ragazzi, praticamente, che sono riusciti a sfondare non solo nel panorama regionale, ma anche fuori. Gente comune, come sono la maggior parte dei giovani, che hanno avuto magari anche meno degli aiuti, che hanno studiato, che hanno fatto dei grandi sacrifici, che hanno avuto delle idee innovative, a volte anche rivoluzionarie, e che sono stati lasciati soli, dice il libro. Cioè, hanno trovato degli ostacoli a livello di burocrazia e anche delle lungaggini istituzionali che li hanno fatti sentire soli, ma non si sono arresi. Quindi c'è una carrellata di personaggi, poi andando a comprare il libro, giustamente potete approfondire. Comincia da varie persone che sono, diciamo, della nostra Calabria, tipo per esempio Toni Brusco, che nel 1955 da Paola insieme a un padre emigra in America, si specializza, diciamo, nella litografia, però diventa un grande imprenditore, un uomo che in un anno ha cambiato 18 lavori, mi ricordo bene, quindi un grande personaggio, il cui motto era: è più facile cacciare
delle politiche regionali, comunque un pezzo della nostra terra ce lo portiamo dietro. Per non parlare di altri personaggi, come per esempio il grande pianista, concertista di Belmonte Cavallo, Filippo Aglia, che è stato conosciuto anche in Russia per le sue potenzialità musicali, diciamo, per il suo talento. Ci sono anche altri personaggi come Francesco Gabriele Bafaro, che era un archeologo che però si interessa della coltivazione del vitigno autoctono di Calabria. Oppure la stessa tipo Lucia Granata di Cosenza, che era specializzata in cromoterapia, che però disegna dei foulard molto molto apprezzati in tutto il mondo. E così Caterina Geraudo, che è la scienza rivoluzionaria che ottiene un premio nel 2017, pur essendo una enologa, laureata in enologia, che prende le redini dell'azienda agroalimentare del padre, dei genitori. E poi la storia commovente di Nicole Orlando, una giovane donna, ragazza, diciamo, di 15 anni con la sindrome di Down, figlia di un papà, di Giovanni Migliore, ex calciatore, che ha vinto 4 medaglie come atleta paralimpionica e che è stata citata nel discorso di Mattarella del 2015, nel discorso finale di fine anno, come una presenza forte, diciamo, della nostra società con i limiti che purtroppo può portare alla sindrome di Down, però questa è arrivata a livelli grandiosi, è stata invitata ancora parlando sotto le stelle al Festival di Sanremo. Finiscono i 20 personaggi, non dico nulla sull'artista Rodi Rosso perché penso che poi voglia parlare lui, mi è rimasto impresso il fatto che è stato notato da Carla Fracci, quindi è un talento straordinario, è risultato il primo come solista in un concorso. E arriviamo a una serie poi di storie e di racconti personali, quindi la ragazza che piange inconsolabile alla stazione di Termini, poi leggendo il libro scoprirete il motivo e anche la sensibilità del nostro autore di parlarle. C'è un dialogo bellissimo in treno da Roma fino a Paola con un ragazzo di Calabria e poi conclude con due storie, ahimè, molto tristi, ma forse di questi periodi anche comuni. La storia di Isabella Biaggini, l'attrice cinematografica, e dello scrittore Saverio Strati, che muoiono grande povertà e indigenza, a Biagini è stata pure scartata dall'appartamento. Il nostro autore, con una citazione latina, dice sic transit gloria mundi, tutto passa, purtroppo tutto è effimero. Prima di dare la parola, e magari inserisco dopo, volevo giusto dire che il libro, poi lo leggerete, sarete le vostre valutazioni, finalmente un libro in cui viene proiettata una narrativa che non è quella della Andrangheta, non è quella della delinquenza, del caporalato, appunto del lavoro nero, è una narrativa di gente che vuole riuscire a tutti i costi, però ce l'ha fatta. Quindi è una, diciamo, io credo un messaggio molto positivo anche per le future generazioni. Poi la lettura chiaramente vi aprirà vari pacchi. Presidente, devo dare la parola? A Don Gese. Ah, a Don Gese. Volevo dire che, meno che abbiamo scusato, ma è partita da Don Gese che è una proposta di prova. Sì, immagino tutto con i suoi collaboratori, bellissima tematica. Allora, andiamo a parlare da Don Gese. Buonasera, io ho conosciuto l'onorevole, grazie ad Andrea, che stasera è qui, che ha presentato il libro al mio paese di origine, allora quando si fa qualche cosa io sono in paese. Partecipo per volentieri all'iniziativa e devo dire la verità, già appena visto la copertina del volume che non è stato arrivato da me, quello ufficiale, diciamo, magari io ho un'altra edizione, quindi forse da correzione. E quindi ho già lì, sì, ho notato, diciamo, una valorizzazione della persona, cioè il taglio antropologico della copertina mi ha colpito molto. E poi ho letto con molta. Questi medaglioni, più che medaglioni biografici, diciamo dei tagli di
parlo anche ovviamente da sacerdote, per quelle figure che sarebbe bello ricordare, come avete fatto lei sul, per esempio, in campo politico, parlando del vostro illustre compagno Sacri, il quale rinominamente dice c'è questo richiamo in cui Papa Paolo VI parlava della politica come la più alta forma di carità. E allora nella valorizzazione della persona si sono anche contraddistinti per il passato, ma ho visto che sempre in quella sezione in cui parla degli altri si parla di origini violente, quindi quei sacerdoti con le figure cristiane che spesso non vengono quelli della promozione del Vangelo, ma anzi sono spesi anche per la promozione della persona, per l'accoglienza, e così anche altre figure, dedicato alla Grotta, un decartore, pensiamo, o figure anche laiche, Maria Maiotte, ci ha lasciato un po' di tempo fa, di 300 anni, o Luigi Glielli, che ha dato un contributo straordinario alla storia della Calabria. Vedete, molto poi mi ha convinto, infatti ho chiesto alla nostra, la dottoressa Altomare, quando noi abbiamo formulato il manifestino, la psicoritica, alcuni dei giovani studenti di Luzzi, lei ha lasciato i banchi degli studenti da poco, da non molto tempo, e non si è laureata successo e con qualche occasione per formularle gli auguri. Ecco, abbiamo chiesto di leggere un brano molto significativo che è quasi una appendice al volume di Franco Gatta, difendiamo la Calabria onesta, noi dobbiamo dare voce alla migliore Calabria. La Calabria è tanto, la Calabria ha significato molto, quando noi eravamo la Magna Grecia, erano degli zotti iconi, scusate il termine, erano degli zotti iconi, quanto la Calabria erano la Magna Grecia. E questo dobbiamo ricordarlo, per tutte le belle figure d'arte, basta solo pensare Lucio di Lavato, il Parabrese Arante Gioacchino, descritto proprio di Corotano, e anche tante altre figure nel campo della storia e della filosofia. Leo di Carepace ci parla della bellezza della Sila, della Necropoli, Ferro, che si trova nel nostro territorio di Spizzaco, e così di tanti altri elementi che caratterizzano la bellezza della nostra terra, la genuinità della loro gente e anche la devozione di tanti volti belli che ogni giorno incontriamo, gli sguardi che dicono tanto anche in mezzo al silenzio. Ecco, la Calabria, abitata dalla sua gente, dai suoi talenti, non è altro che una terra baciata. E poi una cosa che mi ha colpito, io non lo sapevo, un'altra volta l'onorevole ha pubblicato un post in cui parlava di Nina, e in aveva in me, pur conoscendo, poi mi ha inviato un messaggio molto bello, in cui ricordava che Nina venne proposta come senatore a vita, allora presidente napoletano, poi la cosa non andò in porto, ma l'età di Nina consente ancora che possa essere. Siamo, diciamo, tutta una piglia
riprendendo quindi il discorso di Francesca, della Calabria di Corrado Alvaro, di Tommaso Campanella, di Bernardino D'Alessio, di Leonida Rebace, di Don Vincenzo Padula, ma anche di Rino Gaetano, perché poi anche l'aspetto canoro, diciamo, di questa Calabria, insomma, una terra anche da questo punto di vista molto molto forte. Volevo passare la parola al sindaco dell'amministrazione comunale, sempre presente, attenta, da quello che mi è sembrato di capire, anche disponibile nei confronti delle aspettative sociali del popolo, quindi anche questa è una grande cosa. Passo la parola al sindaco. Buonasera a tutti, io questa sera qui con grande e enorme piacere porto il saluto oltre che mio personale, come dal sindaco, anche dell'intera città che mi onore rappresentare questa importante iniziativa. Quindi saluto tutti i presenti, il tavolo del relatore, un saluto affettuoso, consentitemelo, all'onorevole Franco Laratta, che conosco da diverso tempo, con lui ho avuto diversi rapporti istituzionali e che lui ha ricoperto questi livelli pubblici sempre in maniera invece soprattutto con grande garbo istituzionale, e sia come parlamentare della Repubblica, ma soprattutto lo voglio ricordare come amministratore della nostra provincia, quindi anche della nostra città, ai fini anni 99-2000, soprattutto sotto la gestione del grande presidente compianto Tonino Anni, che viene citato anche in questo libro. In quel periodo, quando le province avevano un ruolo prima della riforma del Rio, e che quando è la presenza di quella, diciamo, esperienza amministrativa provinciale si è vista anche nel nostro territorio, a iniziare dall'edilizia, dalla viabilità, dall'ambiente, ma soprattutto dall'edilizia scolastica, perché fu proprio in quell'anno, nel fine anni 99-2000, che fu realizzato e potenziato il liceo artistico, che ci ha consentito quindi l'autonomia e un polo scolastico di eccellenza che oggi è attualmente riconosciuto soprattutto provenienti fuori dal nostro territorio. Quindi oggi noi abbiamo l'onore, se così si può dire, di presentare e di vedere presentato questo libro anche nella nostra città, un libro dove l'autore racconta, così come è stato detto, i successi di tanti giovani talenti calabresi che si sono affermati in diversi settori, dalla gastronomia, all'arte, all'economia, all'agricoltura. Ecco, quindi, diciamo, giovani che hanno scommesso sul loro futuro, giovani che si sono messi in discussione, giovani coraggiosi, i cosiddetti figli di nessuno, se non mi sbaglio. È stato detto che anche se ostacolato, e sono ostacolati dalle lungaggini delle istituzioni, anche se ostacolati dalla burocrazia, con il loro orgoglio calabrese, il nostro orgoglio calabrese, hanno resistito e quindi sono arrivati. Quindi grazie oggi onorevole per essere della nostra città, soprattutto a raccontare testimonianze positive della nostra terra. Grazie. Uscire, diciamo, senza il cosiddetto aiuto, ma solo per il talento personale e soprattutto poi per un impegno notevole che ovviamente ci vuole, perché se poi non c'è problema con il talento che fa il resto. Quindi ho figli di nessuno, figli di gente, diciamo, onesta, che ha pagato gli studi ma che non ha potuto dare di più e poi hanno fatto loro. Passo la parola all'assessore alla cultura. Buonasera a tutti, saluto il pubblico in sala e i relatori presenti e ringrazio anche io il presidente della Proloco Vincenzo Garofalo per averci ospitato in questa sede e mi complimento con l'autore di questo libro, l'onorevole Laratta, per aver ideato questo meraviglioso lavoro su un tema fondamentale che è quello dei giovani. Ho avuto il piacere di leggere le storie raccontate in questo libro, storie di giovani che
31 dicembre. Bisogna credere nei progetti, perché penso che i giovani, soprattutto in questa regione, possono rappresentare il volano di crescita, che possono valorizzare molte ricchezze presenti in questo territorio, a partire dal patrimonio artistico, culturale, ma anche al patrimonio enogastronomico che questa regione può vantare di avere. E in questo discorso sicuramente rientra anche l'importanza del ruolo delle istituzioni, perché le istituzioni hanno l'obbligo e il dovere di creare le condizioni affinché i giovani possano non solo crescere e formarsi in Calabria, ma soprattutto possano restare in Calabria, investire in Calabria e quindi permettere a questa regione di raggiungere i livelli che sono al di fuori della Calabria, al di fuori dell'Europa, al di fuori del mondo. Ogni istituzione, come diceva, deve contribuire nel suo ruolo, e noi con l'amministrazione comunale in questi ultimi mesi abbiamo lavorato su un progetto importante che è l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, proprio per coinvolgere alle istituzioni, ma possano anche contribuire alla vita della comunità e possano in particolar modo dare un contributo anche come organo di proposte, come organo di idee, di progetti, perché la Calabria ha bisogno di questo e i giovani sicuramente hanno un ruolo fondamentale. Questo meraviglioso lavoro dell'onorevole Baratta va proprio in questa direzione. Complimento con lui non solo per il lavoro che ha portato avanti, ma soprattutto anche per aver intuito e per aver capito l'importanza dei giovani e soprattutto dello sviluppo che possono portare in questa terra. Grazie per l'attenzione. Grazie all'assessore, io mi unisco alle lodi fatte l'autore, ma anche a questa amministrazione comunale, perché ritengo che è anche vigente quella di far avvicinare i ragazzi a questa società, a questa politica, attraverso un aspetto ludico che però secondo me è molto importante, tipo il consiglio, diciamo, comunale dei ragazzi. E adesso passo la parola al presidente della Proloco, il presidente. Allora, l'artista Francesco Rodinosso, quindi amante della danza, un talento grande che non è passato inosservato nemmeno alla grande Carla Sacci. Questo in particolare viene colpito. Ti passo la parola. Di Cassano io. Grazie. Allora, io sono in anticipo, purtroppo dovrò andare via prima per uno spettacolo che c'è stasera con la mia compagnia di danza. E niente, io sono un ragazzo di provincia, di Cassano, quando annunciava. E ho conosciuto Franco 3 anni fa grazie ai social, precisamente Facebook. Mi scrisse e mi disse che voleva incontrarmi per prendere un caffè. Io all'inizio, non essendo diciamo proprio amante della politica, nel senso sì, mi interesso chiaramente per informazioni varie per forza, ma non sono diciamo proprio attaccato alla politica come, diciamo, come passione. E vado un po' nei confronti del personaggio che viene dalla politica, perché purtroppo in Calabria siamo abituati ad avere dei politici che ci rappresentano, purtroppo non sono all'altezza dei miei giovani, quello ce lo devo dire, perché io sono uno di questi 20 ragazzi, ma ce ne sono 20 elevato all'ennesima potenza in Calabria che sono come noi, insomma, come libro, che chiaramente Franco la Ratta non può fare una Bibbia di 3.000 ragazzi. E dunque, tornando all'incontro, sono andato con diffidenza, no? Perché magari non so, dico, può essere che devi chiedermi qualcosa riguardo alla politica, magari. Invece lui era lì soltanto per sentire me, cioè nel senso per farsi raccontare la mia storia e la curiosità appunto di ascoltarla e di farmi parlare. Dopo qualche giorno mi ricordo che partì, andai in Albania con la compagnia, la mia compagnia di danza, abbiamo danzato lì a Tirana. Ed ero nel tragitto di ritorno dall'Albania nella nave, non c'era linea, e ho trovato il cellulare pieno di notifiche, era praticamente impazzito, perché Franco aveva pubblicato un articolo per la mia storia sul Corriere della Calabria e non sapevo nulla,
quindi due parole su Franco, credo che la Calabria sia fortunata ad avere una persona del genere, soprattutto i giovani, perché purtroppo cioè nel senso è importante per un ragazzo venire alla luce, nel senso essere raccontato da anche stimati. Io quello che dico sempre, l'ho scritto anche nella mia tesi di laurea, ho scritto lui ha creduto in me prima che io credessi in me stesso, perché comunque non sono mai stata una persona che ha, come dire, non so come essere, diciamo, lasciatemelo passare, pompato a, diciamo, che si vanta delle sue cose. E magari per una personalità come la mia è importante avere una persona del suo livello, comunque di spessore, che crede nelle sue qualità, in questo caso nelle mie. E io il messaggio che voglio dare, che lascio, nel senso che è capitato adesso, come anche un altro convegno, che purtroppo io faccio parte di quella parte di ragazzi che non vive qui in Calabria, purtroppo per forza, per scelta, perché non ci ho provato a rimanere, ma purtroppo non avrei potuto fare quello che vorrei e avrei dovuto accontentarmi. A 27 anni credo che non ci si possa accontentare, quindi vabbè, vivo a Milano e ai vari convegni che vengono fatti sul libro, sulla presentazione del libro, non ci sono, sono stato oggi e un altro. E quello che ho detto anche l'altra volta è il messaggio che insomma voglio lasciare è quello di seguire sempre la propria passione e la propria strada. Ognuno di noi nasce con un talento, che possa essere veramente qualsiasi. Il talento non significa scalare lontano e arrivare sulla luna. Il talento può essere anche veramente una cosa che è apparentemente banale, ma in realtà non lo è, perché chi progetta le nocciole spaziali magari non sa parlare di comunicazione, magari la comunicazione può essere vista come qualcosa di banale che può fare chiunque, ma magari non lo è, infatti non so, persone che sono scienziate non riescono a farlo, quindi chiunque nasce con un talento. È importante individuarlo, quindi bisogna essere, io credo di essere stato fortunato su questo, perché ho individuato subito il mio percorso universitario, sono laureato in economia aziendale e ho un interesse particolare per il marketing, infatti mi occupo di automation marketing a Milano, e ho individuato subito il mio percorso universitario e anche, diciamo, l'altro lato, quello artistico, che è quello della danza. Negli anni mi sono sentito dire spesso, ma fai solo una cosa, perché per due, ma prima o poi dovrei lasciare, anche a casa, pensate, madre che diceva, no, ma dove vai? Dalla sera alla mattina con le valigie in mano, aerei, treni, sì, ovviamente. E dice, ma dove vai? Adesso parto con gli esami, grazie al cielo, sono, lo possiamo dire perché Franco ha deciso di pubblicarlo, mi sono laureato con 109, quindi voglio dire che mamma, dopo adesso sei contenta, no, non c'è una pausa. Era per dire solo che poi alla fine mamma ha detto, vedi che ogni volta mi dicevi basta non andare dove parti, Albania, Inghilterra, ma ricordo, però alla fine se la passione, cioè quando c'è la passione, sia c'è stata sin dall'inizio, sia lato artistico che lato universitario, i risultati si raggiungono. Io non ho fatto sacrifici, ci tengo a dirlo, cioè perché ho sempre fatto quello che dobbiamo fare, cioè per me i sacrifici sarebbero stati quelli di, non lo so, studiare ingegneria e basta magari, quindi per me fare due cose è occupare tutto il tempo della mia giornata a fare questo, per me è stata una fortuna, cioè nel senso non è stato un sacrificio, non mi è pesato, l'ho fatto con piacere perché ho fatto quello che ho amato e che amo, continuo a farlo, e anche a Milano ho avuto la possibilità artisticamente con un passo a due e ovviamente ho portato su una ballerina calabrese perché come diceva chi, la Calabria è più facile che la Calabria se ne vada, ma anche la Calabria se ne vada calabrese. E proprio per questo quando ho avuto la possibilità, cioè mi hanno dato la possibilità di scegliere la danzatrice su questo passo a due che ho fatto a Milano, una produzione molto bella tra l'altro, e ho chiaramente deciso di scegliere una danzatrice calabrese. E quindi niente, ognuno, il messaggio per ognuno di noi ha un talento e la fortuna sicuramente deve essere anche, ci deve essere fortuna individuarlo, ma anche se non si individua subito è importante cercarlo e quando lo si trova
fanno senza sacrifici, perché i sacrifici nella vita sono altri e credo che ci sono anche delle costrizioni. Credo che dire sacrificio ovviamente è una costrizione, cioè fare qualcosa con sacrificio è una cosa pesante. E per me fino adesso non lo è stato, ancora adesso non lo è, spero non lo sarà mai, perché quando un giorno una delle due cose sarà un sacrificio, credo che è come quando si spegne un amore, no? Quando finisce la passione di un amore, probabilmente sarà quello. Spero che non succederà mai, per adesso sta andando tutto bene, mi auguro che succederanno cose ancora più belle, ho avuto l'opportunità di parlare con scenici civili importanti e per te sono grato anche all'estero, anche a teatri dell'opera, quindi spero di, insomma, di avere tanti successi e soprattutto di essere nel mio piccolo di spunto per tante altre persone che possano realizzare i loro sogni. Grazie, io vi chiedo scusa, dovrò andare via prima. Allora, complimenti all'artista Francesco Riosso e tornando al discorso della sensibilità dell'onorevole, che ovviamente non ho portato solamente io, la grande capacità dell'ascolto innanzitutto. E poi di credere nell'altro, questa è una caratteristica, secondo me, di cui veramente deve andare fiero, a maggior ragione in questa politica, purtroppo peggiore degli ultimi periodi, diciamo almeno per la maggior parte, quindi credere negli altri e poi ascoltarli. Ma ascoltarli non solo il Rosso, ma il Francesco che, di cui conosceva le sue qualità, anche intorno alla ragazza della stazione di Termini, che è già sconosciuta, ecco. Poi leggendo il libro capirete anche il motivo del pianto inconsolabile. Adesso l'autoressa Esther Altomare ci farà delle letture. Sì, noi difendiamo la Calabria dei corrotti, dei criminali, dei personaggi squallidi che ogni giorno la umiliano e la infangano. Difendiamo la Calabria degli imprenditori onesti, dei lavoratori onesti, dei politici onesti, dei sindaci e degli amministratori onesti. Tutti insieme fanno la Calabria degli onesti. Perché la Calabria non è tutto quel marciume che molti immaginano, che in tanti temono e forse qualcuno si augura che sia. La Calabria è stanca, la Calabria è vecchia, è in eterno ritardo, in infinita attesa. La Calabria sfasciume pendolo sul mare che non crolla mai. La Calabria è sempre in bilico su se stessa e tra la sua grandezza, miserie e le sue eterne miserie. Ma noi difendiamo la Calabria di quanti vivono di sacrifici, la Calabria degli imprenditori che non mollano mai, la Calabria delle mille debolezze, delle mille apatie, ma soprattutto la Calabria delle eccellenze, delle qualità e dei valori, del futuro e della speranza. Difendiamo la Calabria delle persone oneste, degli imprenditori trasparenti, dei preti di periferia, di chi crede in una società migliore, dei troppi giovani che ogni giorno lasciano questa terra, degli eterni disoccupati, dei poveri e degli insoddisfatti. Noi difendiamo la Calabria da noi stessi, dal nostro disfattismo, dal nostro pessimismo innato, dalle nostre miserie, dalle nostre incapacità. Difendiamo la Calabria perché la Calabria non è un marcio, non è tutto sporcizia e non è tutto miseria. La Calabria è mafiosa come tante altre regioni, come la Germania e mezza Europa. Noi la 'Ndrangheta dobbiamo combatterla e abbatterla, ma non possiamo farci sconfiggere e abbattere con le nostre paure, i nostri silenzi e le nostre debolezze. Noi dobbiamo difendere la Calabria. La Calabria che non è un complice, la Calabria di chi si schiera e reagisce, la Calabria della scomparsa della società civile, degli intellettuali assenti, della chiesa distratta, delle università distanti, dei diritti negati, dell'apatia degli intellettuali. Noi dobbiamo dare voce alla migliore Calabria, che è forte e non lo sa.
alla Calabria che non molla mai, alla Calabria che non si arrende. Allora io ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio il sindaco, l'assessore alla pubblica istruzione per essere intervenuti, ovviamente Don Cesare, dato che mi ha dato questa idea, perché è partita da lui l'idea di portare alla prossima presentazione del libro dell'onorevole Franco Laratta. Noi penso che come prologo sul territorio stiamo svolgendo un ruolo importante, almeno questo mi auguro che sia così, perché siamo convinti che la proposta di portare temi dal genere insomma aiuti a crescere il territorio. Che dire del libro dell'onorevole Franco Laratta? Io l'ho detto tramite le mie idee, ma mi propongo adesso di leggerlo attentamente, perché chiaramente è il nuovo lavoro che l'onorevole Franco Laratta ha portato alla nostra attenzione, veramente un lavoro secondo me eccellente. E diciamo che di questa nostra regione il titolo soprattutto mi colpisce, perché è un titolo in dialetto e che entra nel cuore della Calabria. Noi di questa regione ce ne dobbiamo vantare, perché è una regione credo unica, non soltanto nel nostro territorio nazionale, ma unica in Europa. E perché la regione è una sola, capisco. La Calabria è storicamente terra di cultura, è il primo luogo dove si sono incontrate non solo la cultura del Mediterraneo, ma anche diverse culture. Pensiamo un poco, in questa terra sono nate città come Reggio, come Rocca, come Crotone. Quindi la Calabria è terra di cultura, è terra dove è nata la filosofia, è terra dove è nata la matematica, è terra, pensate, dove sono nati i primi templi e i primi teatri. Gli altri sono l'espressione dell'arte del maggiore. Quindi questa Calabria ha, prima che qualche altra città, ovviamente a Roma, che poi è diventata città del Mediterraneo e oltre, e lì erano una storia degli agricoltori, quando noi facevamo tutte queste cose. Quindi la Calabria da questo punto di vista è unico. E il libro, perché è un libro che va portato all'attenzione soprattutto dei giovani? Perché è un libro che fa vedere una Calabria nuova, una Calabria diversa, una Calabria che tutti noi desideriamo che si realizzi. Ho visto che sono tanti giovani che hanno trovato il successo anche fuori dalla Calabria, ma anche nella Calabria stessa. Stamattina leggevo, mi pare, se non so se è la Repubblica, quello che già ha riportato l'onorevole Laratta, del Stefano Caccavari, che è del progetto di Murinum. Cioè ieri a Siena è stato presentato questo progetto e il primo Murinum calabrese si è portato in Toscana, ne nasceranno tantissimi altri, ed è questo Stefano, un ragazzo che ha portato già, rimanendo in Calabria, è portato in modello Calabria, ha portato già mezzo milione di euro in cassa. E quindi, ma il libro ha secondo me anche un valore più alto, pedagogico, questo lo voglio anche dire, perché fa capire ai nostri giovani che per raggiungere il successo occorre avere diligenza stessi, cioè soltanto un duro lavoro diciamo può portare poi alla realizzazione dei propri sogni. È chiaro che per raggiungere tutto questo è necessario anche uno stretto rapporto tra scuola e territorio, tra scuola e università, cioè da noi bisogna creare un sistema scolastico che sia legato al mondo del lavoro soprattutto. Bisogna che l'università faccia questo nel corso dei prossimi anni. Se non sarà così, se non si realizzerà questo, come dire, questo processo infrastrutturale di una nuova Calabria, credo che assisteremo ancora, caro onorevole, a tanti giovani che saranno costretti a emigrare. Io ho avuto esperienza di vedere tanti giovani calabresi, e non sono soltanto quelli, ce ne sono, come diceva Rodi Rosso, ci sono migliaia di giovani.
quindi lascia, io qua sono, diceva qualcuno, ho già almeno tipo 300 interventi e se fossi stato in Calabria non avrei fatto neanche uno. Quindi bisogna spezzare questo processo e fare una politica seria che non generale. Una politica, secondo me, come dicevo prima, volte a me, che progetti realmente il futuro delle prossime generazioni e non che progetti le elezioni ogni 5 anni. Se non si fa da questo, noi siamo, caro onorevole, io almeno da, anche che io ho fatto per tanti anni, tanti anni su questo settore, non mi ha detto, io parlo per i giovani, perché secondo me noi siamo in una situazione veramente, io dico forse dantesca, aspettiamo questo vento che venga a creare qualcosa di nuovo, qualcosa che veramente possa dare la possibilità non solo a questi giovani che lei ha citato, ma a tanti altri giovani dare questa possibilità di crescere e di realizzarsi. Grazie. Un discorso validissimo, quello del dirigente Garofalo, che traccia in effetti elementi storici, filosofici, artistici della nostra Calabria che molto spesso vengono trascurati. E poi d'accordissimo con le proposte che fa della politica futura e anche della rete, insomma, di scuole che coinvolgono anche l'università. Allora, diamo la parola al nostro autore del libro e poi ricordiamo se ci sono gli interventi da parte del pubblico, accettiamo volentieri. Io vi ringrazio particolarmente perché è venuta fuori una bella serata. Ha colpito molto la qualità degli interventi, dall'introduzione attentissima di chi veramente l'ha letto il libro, perché c'è anche una fetta di averlo letto, del coraggio, quindi molto molto attenta, scrupolosa, precisa, complimenti. Poi ovviamente un ringraziamento a Don Cesare, che ho conosciuto a Spezia Valdanese, ospiti del leggendario Andrea Minolini, c'è nato Andrea, no? Che ci ha ospitati nella presentazione del palazzo storico e che abbiamo avuto il modo di conoscere Don Cesare come un giovane sacerdote molto attento, molto colto, molto preparato. Questo anche questo l'ho ascoltato, non è che tutte sono molto preparate, però visto anche la sua attenzione particolare al mondo della cultura, dell'arte, formatissimo, anche la storia della politica, qui organizzato, quindi sera abbiamo dovuto esserci un bel compendio proprio attorno alla figura di Giulio Andreotti, qualche sera fa io ricordo meglio alla figura di Santo Bertino, cioè storie molto belle, vedi come noi ritorniamo un po' indietro per poter tentare di valorizzare quello che oggi è molto in declino, no? Cioè la politica, l'istituzione. Grazie al sindaco per le belle parole, perché abbiamo avuto modo di ritrovarci, di collaborare già da tempi più lontani, io ero amministratore di questa provincia, gli assessori, una bella lettura chiara, sembrava che non avessi scritto io, quindi non lo so, perché l'hai fatto così bene, ti ringrazio, e anche la prologo per quindi devo ringraziare davvero l'ultimo sempre che faccio una cosa, ma non so che lo faccio, ma avete dato un'ottima, inquadrato bene il motivo per cui ho scritto questa cosa, che nasce anche da un'esigenza che poi ti porta un po' di là dentro, no? Perché quando ti capita di camminare, di andare fuori, di uscire, di viaggiare, sono dei veri da sempre viaggiare tantissimo, e vedi come l'immagine della Calabria, quando la vedi da fuori, quando mi è capitato anche in Parlamento, in una commissione parlamentare, sentissi dire, ma collega, lei di dov'è? E dico di Cosenza, sai che non sembra un calabrese? E questa viene in Parlamento, no? Cioè, ti rendi conto qual è l'immagine che viene proiettata fuori della Calabria, no? L'immagine della stampa, degli attivisti, pensate di ruolo, io sono un operatore dell'informazione, giornalista da sempre, no? Mi piace anche dire un cronista di periferia, ha fatto tante cose, ma è un ruolo devastante quindi dell'informazione, perché faccio l'esempio, se l'evento è mega
tentativo un calabrese ha ucciso, ha sparato a uno e il calabrese che spara ad un altro. Se succede a Milano non è il lombardo che ha sparato una persona, è uno che ha sparato. L'aggettivo qualificativo è ti dimostra che noi siamo a prescindere colpevoli. Questa è una cosa che colpisce, perché voi vai a guardare ad esempio i dati del TG1, del Poter Maggiore delle giornate italiane, fanno questo studio dei gradi. Nel 2018, ad esempio, i dati sono che nel corso di un anno il giornale più importante si è occupato della Calabria per 2 minuti, in tutto un anno. Dei 2 minuti il 90% erano di notizie negative. Il 10% forse perché è venuto il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, quindi il 10%. Il resto del 90% immagino l'Italia di una Calabria terra di tranquillità, di miseria, di arretratezza culturale, quasi investito. Ed è questa cosa a me colpisce molto, perché poi quando invece tu sei in Calabria, tipo nei paesi, nelle realtà, nell'economia, io mi occupo anche di progetti legati all'agricoltura, ovviamente economico del governo, quindi conosco, se conosco bene questo mondo, le eccellenze, le nostre migliori produzioni che vanno all'estero, ricercatissime, il nostro vino, il nostro olio, abbiamo delle produzioni premiate in tutto il mondo. Voi pensate che c'è il grande Papa Giovanni Paolo II che beve un vino di Stroppoli, di Cattedrale Ceraulo qui. Mi ha scritto anche la lettera che ho visto. Magari Roberto Ceraulo è stato poi il pioniere della agricoltura biologica, invece di a Milano avrebbero facendo sui spazi anche questo, soprattutto in mezzo avrebbero cambiato l'etichetta, è scritto il libro del Papa, il vino del Papa. Però anche la dentro invece, e voglio dire, se lo sceglie Giovanni Paolo II, che immagino conosceva mezzo mondo e gli mandava la prodotta, tutto, perché la sceglie? Che è un grande vino, e noi lo sappiamo. Quindi c'è una Calabria straordinariamente interessante, e questa cosa fa grave, ma com'è che va sempre, ad esempio, terra a terra, c'è stata la redata di Gratteri, tutti, di Giuno, arrestati 100%, ma ieri ne hanno scacciato 7, tra cui anche Incarnato, che conosco, insomma, ma non ha detto niente nessuno. Noi siamo colpevoli a prescindere, prima ancora che si arriva alla conclusione. Ora, sono cose che fanno pensare che c'è qualcosa che non funziona, Don Cesare, di cui noi dobbiamo lavorare, a fare benissimo a occuparti anche di questi temi, se questa è la serata di cultura, no? Non ci sono altre sedi se non ci muoviamo noi, non c'è fini di partiti, fini dell'associazionismo, la crisi del sindacato, la crisi della famiglia, cioè ora bisogna creare luoghi di cultura. Io dico che se non semplice prezzo, perché si discute, si parla anche della Calabria. Dico, lo stanno chiedendo anche molte scuole. Una professoressa del Vitale, un agricoltore, mi ha detto venite a presentare da noi perché noi siamo molto preoccupati. I nostri ragazzi già al terzo anno dicono che vogliono andare via. È un grande liceo. Il dottore, ma questo è successo anche a Cosenza, poi io sto andando, c'è molte scuole. Venga perché ci deve aiutare. Sapete che c'è un centinaio di ragazzi in qualità fettissima. Qual è il ragionamento? C'è una forma di depressione che prima che essere economica è psicologica. Cioè noi siamo convinti di essere tutti, di non valere niente, sì, di che non c'è futuro. Cosa dice un ragazzo quando deve partire? Allora, premesso, si è sempre partiti. L'umanità, la storia dell'umanità è stata dell'immigrazione, come ci insegna anche Papa Francesco. I popoli partono, portano per fame, per necessità, ma anche per cultura, ma anche perché posso accendere ragione, sì, infatti che siete papà, è stato emigrato in Svizzera, però c'è stato, però attenzione, quando raggiungono dimensioni bibliche come ora, non è più una cosa normale, entriamo nel dramma, perché noi nel 2050 scenderemo intorno a 1.300.000 abitanti, secondo lo studio di Siemens, che non dà libera casa. Questa cosa noi la sappiamo da almeno un decennio, ma la signora, facciamo finta di nulla, e ci sono paesi che sono già svuotati,
stanno chiudendo le botti di benzina del capitato a bottigliere, allo scopo, le farmacie. Ora, e questo non può accadere lasciando come se nulla fosse. È un allarme enorme che sta migliorando tutto. Io ho fatto diverse iniziative insieme all'università, stiamo cercando di sensibilizzare sulla crisi di questo esodo, che avrà conseguenze devastanti, mancheranno intere generazioni. Allora, perché il libro? Perché io tutte queste persone le conosco una per una, che sono ragazzi di oggi, qui avete letto anche la storia di Francesco, ma anche con molta umiltà. Francesco ritiene di aver fatto nulla di particolare, ma a me è curioso il fatto che come potesse un ragazzo fare economia aziendale, essere appunto un altro studente e poi finire sulla copertina di Vogue con una sua bellissima immagine artistica. Ma come ti concili tu andare a danzare anche nei più importanti teatri, farti notare da Carlo Franci che ti dice davanti a tutti, ma sai che sei bravo, e poi vai a fare economia. Poi alla fine la fa anche bene, perché poi la quasi massima dei voti, voglio dire, sono arrivato a 109, sono lo sforzo potevo fare, no? Alla 110, no? Però è già un grandissimo risultato, alto, però quindi dice, io non ho fatto niente, c'è più soldi e tanti sacrifici di partire, girare l'Europa, tornare, studiare, dare l'esame, frequentare i corsi. E questi ragazzi che io racconto sono tanti come Francesco. Sono ragazzi che danno lustro alla Calabria, di cui noi spesso ignoriamo, non ne scriverà mai nessuno. Io ho cominciato a scrivere sul Corriere della Calabria, la tua storia e tante altre storie, era proprio per farle conoscere ai calabresi che perfino ignoravano. Poi hanno cominciato a scoprirle, a ignorarle. Io ho pensato, adesso facciamoci un lavoro, perché facciamoli conoscere. E viene fuori qualcosa che è impressionante, che a me stesso è sono tantissimi, ma tantissimi. Io ho dovuto fermarmi a 20, ma dobbiamo fare un altro volume tra uno e due anni e vantatevi di 2 o 3, perché c'è un talento, c'è arte, c'è cultura. Questi sono tutti artisti, perché vanno come un nome. Ragazzi che fanno cucina, ragazzi che fanno danza, ragazzi che fanno agricoltura, ragazzi che fanno tutto, c'è tutto. E un'altra caratteristica è tutte queste storie. Professore, parlerebbe un attimo della copertina. E nessuno di questi ha mai avuto un finanziamento pubblico. Guardate come non funziona l'istituto del contributo dello Stato, dell'Europa, dei finanziamenti, ma che cosa finanzia? Il caso di Stefano Calcavalli, che è emblematico, dicendo della Repubblica, arrivata la storia, lo sappiamo da tempo, la conosco, Stefano da 3-4 anni, sono tutte storie recentissime, non c'è leggenda, non c'è storia, sono cose descritte come sono, non ci vuole di più. Stefano, 3 anni e mezzo fa, ebbe l'idea di fare l'orto sociale, cioè prendere questi beni e fare dei terreni della famiglia, San Provici, proprio c'è la regione, no? E a Catanzaro, e dice io li divido a pezzettini e li voglio dare in finto, pure in gestione, ai professionisti che si innamorano degli orti. Vogliono tornare alla natura, ma non sanno come fare. E fa 150 pezzi di orto, ognuno dei quali se lo prende un medico, un professore, chi non ha molto tempo, ma quando c'è 10 minuti va a vedere le sue zucchine. Cosa di impetto fa il giro di date? Ma poi lui va avanti. Mi dice, guarda, vicino a Santa Severina c'è un mulino del 900 abbandonato, che cosa lo faccio? Lo dobbiamo prendere perché voglio recuperare i gradi antichi. E su questo intendo di una bella intelligenza, cosa che noi stiamo dicendo molto anche come si dice, cioè recuperare questi gradi del 900 abbandonati, perché l'industria della pasta voleva gradi più rapidi, più veloci, che non si adattava, non so che trasformare. E questa del senatore Cappelli, questa della fratella del Gran Verra, molto bella, una volta la sigaratiera, dice io voglio prendere e facciamo, recuperiamo la macina a pietra, quindi senza più la macina del pomino elettrico che fa molti danni alla fratella. E quindi fa coltivare il grano del senatore Cappelli, che si recupera, perché noi fino a metà novecento, negli anni 40, avevamo tantissima produzione al sud. E comincia a produrre la farina, fa questa bella, bellissima
persone, la farina trasformano, fanno il pane integrale al 100% di purezza, il Brunetto è stato premiato a Roma con uno dei migliori panni d'Italia, c'ha appena 3 anni di vita, intende i vendi, fanno di una scoperta, c'è una catena che funziona, l'ha offerta fuori in la Toscana, poi hai fatto una sottolineatura, la Toscana non solo si considerano i migliori, cioè parlo con Fiorentino, i migliori del mondo sono loro, siamo andati, il ragazzo canadese gli ha venduto il mulino, ma mi ha detto, vedete che spiego come si fa il pane, come si faceva da oltre, si sono innamorati del progetto e a buona metà con vicino Sina è pronto, un secondo mulino, un altro sarà in Puglia, non sono molto avanti, in Sicilia. Il suo sogno è quello di fare un mulino per ogni provincia. Come ci ha arrivato, visto che Stefano dice, sono andato a parlare nelle altre province, esatto, quindi le punta uno per provincia. E qui non ho avuto fonti pubbliche, quando ha visto i tempi, quando i tempi sono biblici per poter finanziare un finanziamento, ci vogliono, se va bene 3 o 4 anni, no? Perché 4 anni è un mondo finito, questi anni il fallimento della politica, delle istituzioni, proprio questo. Lui lancia un crowdfunding, cioè una richiesta di vendita di piccole azioni di un SRL che doveva comprare questo mulino e farlo funzionare. Raccoglie addirittura 500.000 euro. Ciao, grazie. Raccoglie 500.000 euro nella prima giornata e ne raccoglie altri 500.000 euro. E questa cosa non è mai successo che una startup in agricoltura arrivasse a raccogliere tanti risorsi, tanti piccoli soci, è partito il mulino, ne partiranno altri. Si è occupato di lui solo 24 ore, si sono occupati grandi giornali addirittura americani. Poi noi non crediamo alle nostre cose, le cose fatte da noi, cioè dire, nessuno lo sa, non ho visto nessuno che è andato a dire lì, guardate che c'è. Se accade invece a Milano, si muovono il Corriere della Sera, il TG1, si muovono tutti. Perché è come se loro sapessero fare meglio le cose. Questo complesso di inferiorità che abbiamo noi calabresi è il grande. Non è vero affatto che fuori fanno le cose meglio. Lo dobbiamo togliere dalla testa. Quindi il mulino adesso dopo 3 anni ci ha già 12 dipendenti, punta a raddoppiare, punta a costruire, a creare una piccola economia, piccola, ma non so. Un'altra cosa, andiamo rapidamente, no? È della copertina. Cioè, quando parlo di arte, questi ragazzi si sono addirittura, questo si è addirittura inventato la professione. Guardate questa foto come bella. Questa è una signora di 97 anni, di Stiglio, provincia di Reggio. Il ragazzo si chiama Raffaele Montepaone, un ragazzo tiponese, che guardate il fiero, guardate lo sguardo, lo simbolo della casa, guardate le rughe come le porta fiera, no? Orgogliosa, no? Ora, questo ragazzo fino a 12 anni, la racconto a me stesso questa storia, non aveva anche difficoltà nella relazione, a parlare, era molto chiuso, con una macchina fotografica improvvisamente comincia a scattare foto. E poi gli viene l'idea, voglio trovare queste persone anziane che sono in camera, ma nemmeno escono più. Sa di questa signora che usciva soltanto per i riti della Pasqua, ci va a parlare, bella sola, la signorina, e dice, figlio mio, chi vuoi, se ci sono due vecchi, chi vuoi, e fa confidenza, perché è difficile che una signora calabrese con senza si faccia fotografare, no? No, se non chi la fotografa, la convince, scatta una serie di queste foto, che è una foto di una bellezza impressionante, e lui va a cacciare queste signore, guardate quanto bella più questa foto, queste mani bianche con queste trecce, no? Questa signora, sono tutte signore, usano la terra, al secolo, anzianissime, che racconta un stop, già soltanto nella foto, lui diventa il fotografo della memoria, il fotografo della vecchia Calabria, il Calabria della storia, perché queste signore, queste donne, questo secolo intero, hanno vissuto due guerre, hanno vissuto fame, hanno vissuto miseria, ma la miseria veramente miseria. Queste donne hanno la storia della Calabria. Se non le racconta nessuno, lui ha fatto queste foto. Ora, questi sono i ritratti, un centinaio sta facendo il giro del mondo. È impressionante, perché anche all'estero chiedono. Ora, c'è dell'arte pubblica.
queste ragazze. Ma rapidamente, sono la storia di Caterina Cerato, noi ne parlavamo, questa è una ragazza di 27 anni, il papà è presente con la Stoccoli, in mezzo molto periferiche, ha vino e olio di grande qualità sociologica, quindi piaceva molto dei suoi giovani Paolo, diceva, questa ragazza gira tra i fornelli da piccolina e impazzisce dalla cucina, di una cucina. Questa adesso ha una stella miscela, cioè significa, quindi non so, gli Oscar per i pochi, avere una stella miscela, è una cosa di grandissimo valore, e non ottengono sempre, perché ogni anno viene ricontrollato il segreto dagli spettatori, guarda a vedere, ci sono, c'è un protocollo che ci sta riottenuta nel novembre scorso, e nel 2017 è stata dichiarata la donna chef più brava d'Italia. La ragazzina di 27 anni si trova. Stiamo parlando di Milano, di Venezia, di Firenze, no? Che avrebbero fatto i 7 per noi, ma non lo sappiamo. Questa ragazza c'è un'altra storia bella, perché poi, avendo vinto anche un concorso per un piatto che hanno fatto per una nuova grande azienda che ha aperto a Milano, la catena europea, lei vince il primo premio per un piatto inventato da lei, le propongono di andare a lavorare in un grande ristorante di Parigi, di dirigere la cucina. Lei è una ragazza che è molto timida, è stata neanche in una scuola, per contare la sua storia, e titubante per lì, pensavo si trattasse anche di un problema di soldi, dice, ma ci dica lei la cifra, può mettere lei la cifra sul contratto, perché poi sa, è la stella miscela, dice no, io voglio rimanere in grado, non posso lasciare da solo la parte della sua azienda, è una scelta di vita straordinaria, lei è lì, rifiutando due zeri, dopo di uno, tanti zeri, e vive così. Voglio dire, non sarà mai ricca per essere chiaro, perché noi abbiamo un po' di lavoro d'estate, qualcosa di genere, per ristorare. Federico, questo ragazzo che domani sera canterà a Cosenza, è un tenore di straordinario valore. Adesso è entrato appena adesso dalla Cina e di Pignano, si è laureato al conservatorio, una voce spettacolare, ha fatto testi una volta a Francia, lui c'è una grande liberazione. Il secolo scorso, straordinario, questo ragazzo è una famiglia semplice, ha fatto una prima prova, poi ha detto che è passato da canale 5, poi l'hanno mandato che ora è uno dei tenori, dei giovani tenori più quotati in Europa. Ed è un ragazzo di Pignano. Ora, in tutte queste storie c'è arte, c'è storia di Francesco, di Stefano, sono tutti a te, e c'è un ragazzo che ha fatto una cosa di una, anche questa impressionante. Si chiama Lorenzo Lupo. Questo ragazzo, come tanti, no? Se n'era andato ed è andato a Londra. Si laurea in scienze turistiche della Stata della Calabria, se ne va a Londra, cioè non c'è niente in Calabria. E questo che non c'è niente, no? Se ne va e trova il lavoro in una catena alberghiera, si trova un lavoro, no? Perché è una volta. Ha detto, io sto guadagnando, stavo bene, però non ero felice. Dice questa frase bellissima, non ero felice. Scusate, poi che cos'è? Ma poi ho deciso, dopo c'è stata persona che mezzo non dice niente neanche ai genitori che sono, vivono sopra Camigliatella a 1500 metri, hanno la tenuta, ma non era neanche coordinata, anche grande, e dice, meno male, mi licenzi per l'altro, non glielo dico, se no si arrabbiamo, ma che fai, no? E viene, dice, io non ero felice, guadagniamo, ma lavoro la mattina, viaggio la sera, tempo di dormire la mattina, la sera, dormire, sì, non avevo vita, mi mancava l'aria, mi mancava l'aria della sera. E lì ha coltivato l'altro anno i primi 4 ettari di patate della sera, da principi portatissime, l'ha data al consorzio, ha cominciato il secondo anno, sempre l'anno scorso, ha fatto 6 ettari di grano verna, quest'anno ha preso 5 dunque perché parlava un piccolo, cioè. Anche questo ci vuole coraggio, perché non vi dico la difficoltà, anche lui aveva fatto una domanda, non ha ricevuto nessuna cosa, però sta facendo piano piano sacrifici enormi, perché io lo conosco bene, quando vado a trovarlo, mi dice, ma tu lo sai che se ti prendi gli animali non ti puoi muovere più, perché non è il grano che lo lasci, cioè, sì, ma tanto mai ci sono, io sto qui, questo ragazzo non ha nemmeno 30 anni, adesso è fidanzato, con un ragazzo vicino. Ora, questi ragazzi non fanno notizia, ma sono centinaia.
ragazzi colti, rimasti tutti sono laureati. Non è fondamentale, ma sono quasi tutti laureati. Però Stefano dice, signor la laurea, ma io voglio stare con gli animali, voglio fare il grano, cosa bellissima, no? Federico che girano, Caterina, tutti gli altri ragazzi bianchi che va oltre a oltre che erano neri, specializzato con la materia, cosa fa? Sì, riceve le imprese della famiglia, piccoli, no? Però gli viene inventato un'altra cosa. Essendo archeologo, vuole riproporre il vino come si faceva nell'antica Roma. È una famiglia, diceva, se ci si dà questa cosa. Guarda, nel secondo anno che lo fa. Oltretutto colleggiare con la cosa che viene poi messa sotto terra, la coltivazione lunghissima, una preparazione esattamente come si faceva nell'antica Roma, una produzione folle, eppure trova interesse in una quota di mercato, quello vuol dire di livello altissimo, perché una bottiglia di questa costa, non è certo. Ma come viene in mente un ragazzo di Acri, giù di una frazione sperduta di Acri, arrivarci alla prima cosa che c'è sarebbe l'inflazione è ingestibile, no? Questo ragazzo da lì parte, ora sta girando, ho quel gruppo di ragazzi di Catanzaro, io gli ho dato la mano perché non gli vedeva nessuno, perché anche quelli passavano come pazzi, che decide di recuperare una locomotiva a favore del 1923 abbandonata sui binari della ferrovia della capitale locale di San Giovanni Fiore. A partire di questa cosa fanno pazzie. In questo caso hanno anche il sostegno della regione, un po' meno di Ferrovie della Calabria, perché insomma la cosa sembrava fuori. Oggi, ogni domenica, ogni sabato, quella locomotiva richiama gente da tutta Europa tramite online, prenotano gruppi. Domani c'è un treno a vapore, parte alle 10:30 della Roncone, ferma a Cambiatello, c'è la festa a Cambiatello, arriva poi a Sibaranza, Sibaranza gira. È diventato un fenomeno, questa è un'associazione di ragazzi della provincia di Catanzaro che hanno voluto a tutti i costi riprendere, loro li gestiscono le prenotazioni, li gestiscono il treno, fra cui è della Calabria, della disciplina personale, che non è neanche semplice, perché non si trovano più macchinisti che sanno quella che non arriva a favore nel 1923. Uno spettacolo in rete delle tele. Allora, chiudo, sono cose che, come dire, Vanta Divina, sono un orgoglio per noi. Come nasce Vanta Divina? Vanta Divina è un'espressione molto bella di un giovane prete del 1700 quotidiano. Si chiamava Don Domenico Pino, per la gente era Don Banto, un poeta dialettale, primo della Calabria, ma siccome si occupava di un argomento un pochettino scabroso, perché lui è un poeta erotico, poesia è uno stato puro, che imbarazza un po'. Allora, siamo in tempi che stanno finendo l'Inquisizione, l'impero, era il secolo dei grandi terremoti che devastarono la Calabria, grande povertà, riuniva questi ragazzi e cercava di tenerli felici, e gli diceva, vanta divine, siate orgogliosi comunque della vostra vita, godete anche i piaceri della carne, diceva questo, anche come forma di protesta contro la Chiesa e contro l'impero. Questo è diventato un fenomeno, poi che succede? Il vescovo lo fa restare, il vescovo San Felice, non poter civile ancora, no? Lo fa restare, lui finisce a Colletriglio, vanno a trovare i ragazzi, dice, dite una cosa, andate dal vescovo Domenico, alla chiesa, e dite, o mi piace da qui, o io racconto cosa sto dentro la Vanessa. Loro vanno lì, vanno lì, e il vescovo, maledetto Don Domenico, ti portate qui Don Domenico, e dice, Don Domenico, io ti caccio da casa, ma non ti devi permettere più andare a leggere i tuoi sonetti per le strade di Cosenza, che andava a Cosenza, c'è la porta, no? A Cosenza, sì, sì, monsignore, ma tengo la sera stessa si veste da luna e va a recitare i sonetti a Cosenza. Vanta divina, no? Allora, siate orgogliosi, da qui nasce, siate orgogliosi di una Calabria che non è un paradiso, perché abbiamo mille problemi, ma ci sono ovunque, solo che noi non crediamo nella grandezza di questa terra. Lo dicevano tutti, no? Che so, da Pitagora, Gioacchino da Fiora, Tommaso Cattaneo, San Francesco da Paola, a tutti i più grandi di questa terra, i grandi filosofi, quando altrove c'erano gli animali, noi avevamo i grandi filosofi, eccetera, la Magna Grecia, i Normanni, le
questo ha creato ancora più giovani una spettacolare bellezza. I ragazzi dobbiamo cominciare a stare non perché deve essere un obbligo, ma perché lui nella tua terra deve vivere, sei nato qui. Noi dobbiamo creare le condizioni per aiutare i ragazzi, perché non è giusto che tutti questi ragazzi siano dovuti fare, abbiamo dovuto fare tutto da soli, non abbiamo potuto avere un contributo pubblico, un aiuto pubblico, un centesimo, e soprattutto non opprimere, perché di che cosa si lamentano gli imprenditori? L'oppressione della burocrazia. Uno perde 70-80 giornate all'anno per la burocrazia, per dare dietro a tutti i controlli e le carte. Questo uccide la speranza di un ragazzo, di Cesare. Il ragazzo non la capisce tutta questa Stefano, quando lui voleva aprire il primo bimbo di San Flore, quando gli dissero che per il PSR ci volevano 2 o 3 anni, no, questo giorno si è fatto da solo, così non può aspettare. E purtroppo questa è la mentalità di molto italiano. Noi meridionali, provenienti dai Borboni, abbiamo ereditato il pregiudizio. Io ringrazio e speriamo. Sì, sì. Prima di chiudere, voglio chiedere una cosa velocissimamente all'onorevole, innanzitutto rivolgo i complimenti per la bellezza di questo lavoro, è molto significativo per i nomi che mi è sfuggito, ma anche se è emblematico in conclusione, a conclusione del mio centenario della colonizzazione di San Francesco di Paolo, ma anche lui lo abbia ricordato, e poi in maniera veramente telegrafica, giornalistica, posto su Instagram su mio. Il racconto che mi hai fatto, l'annuncio prossimo cittadina della produzione del Consiglio Italiano, velocissimamente, non è prima, anzi. Vedi, siete lo storico dell'arte, no? Sì, ti ha scritto questa cosa, sì, noi eravamo un gruppetto di parlamentari, c'ero tra cui io, Giorgio Mello, dice che sempre cosa, c'era Santo Messace, fratello Genesio, che era parlamentare, e c'era l'idea di chi, c'era un posto vacante di senatore a vivere, ma parlava, perché non proponiamo Mina? Dice, ma perché? Perché cioè, Mina ha dato illustri da 60 anni al nostro paese, ci sono visti in Mina in turco, in giapponese, 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Oggi, che ha 80 anni, è più in classifica con Ivano Fossati, con il suo romanzo, ad 80 anni. Un fenomeno di arte e cultura. E ti aggiungo una bella cosa, quando proponiamo questa cosa, io poi stavo entrando a Roma e ricordo che ero proprio stato con la freccia a terra, suona il telefono e sento questa voce sorridere, ma sei matto, sei matto, ma come ti viene? Ma chi è? Sono Mina, sei matto di sempre. Sono Mina, ma non è Mina. Dicevo, Franco, ma io sono Mina Mazzini. Ma mi hanno detto il cognome, perché non lo chiede, certo, lo sai che è Mina. Sì, signora, no, mi ricordate del tuo. Lei sapeva anche che io sono amico del figlio, io non l'avevo fatto anche il direttore Massimiliano, avevo fatto anche direzione delle prime radio, quelle che eravamo fuori legge, no? Che era un terreno monopolio, rischiavamo anche l'arresto, non nasconderci, non adesso posso. E sapeva che questo aveva detto Massimiliano, che gli aveva dato anche il mio numero. Lei è molto sorpresa, ma ti pare che io possa, che possano fare mesi da 10 anni? È giusto, insomma, no? Sì, tutto è quello. E io ero colpito dal fatto che sembrava una ragazza di 30 anni, un sorriso, una ragazzina, questo non ci credevo. Poi quel lavoro nasce che è pronto, cioè Mina, l'evoluzione della costruzione italiana, il pretesto di Mina, cioè simbolo del paese che c'era quando l'uomo sbarca su Luna, quando ci sono stati gli anni del boom economico, gli anni del terrorismo, gli anni del consumismo, gli anni 90, tutta la storia di questo paese dal 59 in poi è attraversata da questa voce, che è una voce tra le più potenti del mondo, c'è la risata storia che diceva Mina ha la voce bianca più bella del mondo, risata, per non dire Fellini, per non dire tutto il resto. Ora raccontare questo, la storia di questo paese attraverso questa voce, con una voce potentissima, con delle voci davvero più belle, soprattutto una donna molto colta, coraggiosa, che ha avuto, che fa una cosa incredibile nell'epoca dell'apparenza, cioè tutto deve apparire, tutto deve andare in TV, tutto deve andare su tutto, bisogna, cioè è l'immagine che toglie l'immagine, la cancella, e dice io voglio essere voi.
sfocce, una scelta suicida, nessuno sarebbe sopravvissuto alla scelta. Dopo 40 anni, e ancora oggi, ecco, questa è la, nasce così l'osservazione che ha detto con Cesare, e la, questa del preparare la storia. Io grazie, grazie. Voglio fare un intervento, accettiamo volentieri. Il professore Rendace, mio carissimo collega. Sì, sì, professore. Buonasera, benvenuto a Luzza, nel nostro paese. Io ringrazio Cesare, il mio sindaco, la dottoressa Dacchi, la collega Rosalba, il presidente Garofalo. Onorevole, lei ha ringraziato noi, noi ringraziamo lei invece, perché se siete accettato della lezione di pedagogia, come diceva il presidente Garofalo, ma anche di sensibilità verso l'altro, verso gli ultimi, verso chi ha bisogno di emergere, verso chi ha bisogno di valorizzare le sue capacità e di creare il proprio territorio le condizioni giuste per comprendere il saper vivere, il sapersi relazionalizzare con gli altri e anche di la capacità di comprendere le nostre difficoltà. Però io le chiedo, onorevole, con la sua opera faccio i miei complimenti per quello che lei, per quello che lei ha scritto, per il contenuto che lei ha saputo dare. Io l'ho conosciuto tramite lo schermo e traverrà da quella piccola scatola la sua sensibilità, non di politico, ma di persona cosciente, reale, vero, verso quelle condizioni. Da politico l'ha visto impegnato nell'ambito dell'agricoltura, come lei ha già detto, nell'ambito dell'economia territoriale, ma anche in una dimensione, quella difficile, sull'immigrazione, riconoscendo e anche ottenendo degli obiettivi positivi. Io le chiedo, non come politico, ma come persona, come si fa ad immaginare così uno spopolamento da questi paesi, da queste realtà così belle, così forti, che lei ha detto stasera, come si fa a creare le condizioni giuste affinché queste persone potessero veramente rimanere nel nostro territorio, far crescere il nostro territorio. E da politico le chiedo se è possibile che la politica diventi quelle condizioni reali affinché consideri queste realtà, queste persone, queste valenze. Grazie. Evacuata perché c'erano condizioni igienico-sanitarie da terzo mondo.
pazzesco, e mi ha parlato con un decreto del ministro della sanità dell'epoca. Come mai oggi Matera è una delle città più belle del sud, forse d'Italia? Come mai quella fossa, quei sassi, quelle cose sono diventate un gioiello di una bellezza? Esatto, si tratta una cosa tanto dal capitale tempo, da cultura, da che cosa può funzionare in Matera con da noi? Questo è un dramma che a me sta cosa che gira nella testa. Incapacità di autogovernarci, non ce la prendiamo, il governo ce ne facciamo i nomi. Diceva Salvini, la classe politica è composta dall'80% uguale agli elettori, per il 10%. La fotografia della classe politica è esattamente i cittadini. Poi magari quando andiamo lì, prendiamo altri vizi, altri difetti, tutto quello che vogliamo, soprattutto una certa inconsistenza, perché noi il dramma è stato anche questo, per cui poi magari approfondiamo. Noi sono stati rovesciati sulla Calabria miliardi, noi addirittura ci eravamo in Calabria, una regione industrializzata. Vedete 50 anni di cotone, il cotone si porta nei veleni, sono tumori che danno, sotto le scuole ci sono veleni. Vedete Gioia Tauro, stavamo immaginando un quinto centro siderurgico, a Gioia Tauro abbiamo estirpato centinaia di ettari e poi si sono fermati. Nessuno pensava, anche soltanto 10 anni fa, che la nostra salvezza potrebbe essere sempre l'agricoltura. Noi abbiamo eccellenze spettacolari, come mai i rapini vengono a prendere il cielo, la stampa del cielo, e abbiamo il bergamotto che non cresce nemmeno sull'altro lato della Sicilia, ma cresce solo in 18 km della... Cioè, come mai c'è tutto? Cioè, se noi non riprendiamo ad avere un po' di fiducia nelle nostre potenzialità e non accendiamo su una classe politica e dirigente che sia capace, che il cittadino deve pretendere, che sia capace di gestire quello che ha, le risorse che ha, noi non ce la possiamo fare. E se non c'è il clima positivo, è chiaro che ragazzi, se c'è, Matera ci ha insegnato che nel sud è più profondo, dove non arriva il ferro, dove non ci sono le autostrade, ci arrivi con una strada provinciale, sì che è larghissima la strada provinciale, e come mai esplose? Perché non può esplodere Cosenza?